Buongiorno Marcella. Buongiorno. Allora, come tutte le mattine siamo sulla Firenze Pisa Livorno. Tutte le mattine per andare al lavoro. Il TGT Infipilli con Marcella, ovvero l'ideatrice di un carpooling stile BlaBlaCar sull'asse Firenze Pisa Livorno. Visto l'aumento esponenziale dei carburanti, Marcella avrebbe pensato di dividere ogni mattina i suoi 5 posti in auto con altrettanti automobilisti nella sua stessa direzione di marcia. Ma è stato un pensiero di una sera della serie: proviamo a mettere un posto e ci sarà qualcun altro che fa lo stesso mio percorso. E ho provato a scrivere un post per vedere se questo riscontrava un interesse. Immediatamente sono state migliaia le condivisioni e le visualizzazioni. Forse semplicemente ho preso l'iniziativa. Mi hanno ringraziato, c'è stata molta aderenza femminile. E dall'idea, il provare a costruire un progetto. Proviamo a fare un database, no? Siamo in tanti. E se in teoria è tutto semplice, in pratica c'è lo scoglio delle partenze e delle destinazioni. Non necessariamente uno deve fare l'andata e il ritorno con me, oppure non necessariamente deve fare dall'inizio fino alla fine. Ma queste possono essere, le combinazioni dovrebbero servire a questo. In tutto questo, lo stiamo vedendo in questo momento, si innestano i lavori, i nuovi lavori. Uno strumento che aiuta a decongestionare in questo momento il traffico. Qui vediamo proprio, cioè, si va a senso unico, qui l'uscita di Montelupo che diventa un po' pericolosa. E forse essere in più dentro all'interno di una stessa auto è anche rassicurante da questo punto di vista. E Marcella fa un appello alle istituzioni. Il carburante, mettiamo, bella cosa, potesse tornare al prezzo iniziale, questo non toglie che potrebbe essere uno strumento con un fine sociale e ambientale. Si potrebbe anche chiedere il sostegno delle istituzioni, sarebbe, no? Sarebbe una bella cosa, perché oltretutto, cioè, creare un servizio che, se mi toglie il traffico, decongestiona la Fipilli, è un servizio quasi pubblico. L'idea di Marcella è fare una app. Facciamo un appello. Facciamo un appello a tutte le industrie e fabbriche che lavorano sulla zona della Fipilli di partecipare.